quindi si crea. Allora, per noi, nel nostro contesto, diciamo così, associativo, piccolo, molto micro contestualizzato, come ci diciamo con Lucia, questa è già una realtà. E sarebbe bello poterlo portare avanti, quindi abbiamo questi tre passi. Ovviamente, questi tre passi necessitano anche di una serie di tentativi, che ogni volta vanno riaggiornati, ogni volta vanno rimodulati, no? Adeguati. E quindi è chiaro che come nel primo passo, 5 anni fa si andava all'aria in un certo modo, ora si deve andare al blackout in un altro. 5 anni fa si serviva un ragazzo con matematica o con, per esempio, il discorso della psicologia. Questo, allora, i ragazzi dicono: ma psicologo che mi serve? Ma che mi frega? Cioè, che io bevo, vabbè, ogni tanto mi è privato, qual è il problema? Che mi serve? Allora, certe figure che per noi tenere di riferimento sono morte. C'è un'attività di counseling che è fondamentale, il counseling lavora, il counselor lavora, diciamo, qui ed ora. La terapia psicologica lavora un pochino più nel profondo. Tra 10 anni noi avremo anche un discorso psichiatrico abbastanza evidente, perché i ragazzi che oggi noi abbiamo, gli adolescenti che oggi ci stanno, io qui non so come esprimermi, perché è difficile anche parlare. C'è un sottobosco a Roma di giovani adolescenziali, per cui vi chiedo scusa perché vi metto un po' in ansia se avete figli o nipoti adolescenti, ma bisogna stare con 2 occhi così. Perché magari ci sono molti ragazzi non fanno veramente niente, sono bravi, c'è un mondo positivissimo adolescenziale, no? Però quando un ragazzo mette insieme un ragazzo che stanno negli impicci, è chiaro che non c'hanno più la cassetta degli attrezzi. Allora io non mi sogno per niente, non mi entra nella capoccia di dire: guarda, questo è un peccato, ad esempio, lo faccio facile, perché la parola peccato è come la parola affido per gli adulti, non dice più niente a nessuno, specialmente alle nuove generazioni, non dice più niente. Cioè, io faccio come mi pare, capito? Basta, fine della storia. Per cui c'è da fare una larga compartimentazione previa per poter stare accanto a questo ragazzo e dire: guarda, tu puoi fare come ti pare, però alcune cose vedi come le paghi, capito? Le paghi tanto. Ai tempi miei, diciamo, questa cosa non si fa. E non si faceva. Se la facevo, mio padre o mia madre provvedevano di conseguenza. Questo standard non c'è più, basta, è finito. Perché succede, ad esempio, come succede che se il padre fa così, la ragazza si vantaglia. Oppure lo denuncia. Ma quella viene dopo, oppure fa così, benissimo. E allora io mi vado a pippallochi. Capito come la storia? Oppure non parlo più e cominciamo a mangiare. Non mangio più. Queste sono cose che si può trovare facile conferma in migliaia di settori molto più professionali di me, che lavorano molto più professionalmente parlando a contatto con i ragazzi, quindi non si fa fatica a trovarli. Ed è importante questa cosa, perché in questo modo a noi ci ha consentito di entrare dentro questi ambienti. Qui ci sarebbe da fare tutta una profonda revisione teologica, antichissima quanto il Vangelo, ma purtroppo persa, di come stare in questi ambienti, no? Che se tu ci vai con la croce, dicevo prima, parli della testimonianza. A me, per esempio, colpiamo molto le testimonianze. Adesso io racconto tu curto la testimonianza all'inizio, che me frega, deserto si riesco bene, che vuoi me? Ci hai raccontato la testimonianza, ci hai fatto perdere un'ora di scuola. Quindi devi saperle incastonare certe cose, devi saperle fare. Allora, è per questo che io contestualizzo prima con Marcia, diciamo che il discorso dell'affido deve essere ovviamente rivivificato, è più necessario adesso. Io penso che ho sempre questa immagine, anche che con mamma ci si confronta un pochino, ma allora noi siamo in guerra, nel dopoguerra mamma classe 31, mi fate i conti, e nel dopoguerra
non si mangiava, non c'era da mangiare, c'era niente, c'era la fame, ma si mangiava il pane nero e il pane bianco. E allora, perché c'è stata una guerra? Allora, noi siamo in guerra, noi siamo in guerra. Per cui alcune cose non le possiamo dare più per scontato, dobbiamo rifare questa cosa. In più abbiamo il problema che è una guerra che, direbbe Sant'Ireneo, accarezza il ventre, ti fa male, ma accarezzando, non è una spada che ti prefigge, ma è una carezza che piano piano ti succhia la vita dentro. E non è facile fare questa cosa, quindi bisogna essere con gli adolescenti, ma anche con i giovani. Io ricordo poco prima che succedesse un po' il macello con papà dal punto di vista della salute, sono stato all'ACAB o all'ALI, non mi ricordo più, o alla Brancaleone, così mischia un po' le carte, ma la scena è vera. Ricordo un ragazzo di 22 anni che mentre noi stavamo facendo lo stand che in discoteca non siamo noi ad andare da loro, solo perché vengono da noi. Ragazzo di 22 anni stava nel settore dove si fuma, stava vomitando. E fino a qui niente nuovo. C'era la ragazza che mi ha colpito, che è molto delicata, stava lì, e c'era la sicurezza che stava lì per vedere che. Allora, questo ragazzo vomitava. E la ragazza gli stava accanto. Ma la cosa che mi ha colpito è stato che questa persona della sicurezza parlava, la ragazza gli stava accanto a sto ragazzo, e però il ragazzo mentre vomitava teneva il bicchiere in mano di vino. Dovevo mollarmi. È una dipendenza assoluta. Allora, il concetto di dipendenza, anche qui noi abbiamo dei concetti molto draconiani, qui è tutto più liquido. Oggi mi dice un ragazzo, una ragazza, sei dipendente? Io non dipendo da niente, so gestire tutto, conosco il limite mio, questo è l'antifona del salmo. E vi dico questa cosa perché sto ragazzo ci aveva il bicchiere di vino, perché lui aveva continuato a bere, dopo, e sbrattava, perché oggi non si dice più vomito, si sbratta, uno sbratto, un vomito. Oggi i ragazzi non dicono più spacciare, dicono spigne, bende, il profumo, la puzza, non si dice più puzza, si dice smelletta, la smella, ma è già un'altra cosa. Cioè, oggi non si dice più te diverti, scialla, sì, ci hanno fatto un film. Oggi non si dice più me faccio, ma chi si fa l'eroina? L'eroina è in crescita tra i giovani. Il 46% degli adulti nella regione Lazio trova normale andare con una minorenne. 46%. Allora ragazzi, dobbiamo renderci conto che siccome è come se io facessi la cosa che faceva il parroco mio quando avevo 14 anni, diceva: beh ragazzi, sono 8, si chiude l'oratorio, diciamo, non fa, aspetti, stanno a giocare, l'arma a porta. Don Paolo diceva: allora, se io faccio così, non mi vedono proprio, non mi vedono. E quei ragazzi hanno più bisogno di noi di quanto noi non avessimo bisogno di Don Paolo. Perché vi dico tutto questo? Perché praticamente io penso che il dramma, la tragedia, poi magari io una volta al mese ho detto al cardinale che adesso, perché sono stanco di vedere morire dentro e fuori i ragazzi ogni giorno, io sono stanco, ogni mese ho detto a dicembre che mai successo, non ce l'ho, però mando quello che vedo e faccio delle proposte, io le mando in, se vuoi le fai girare, perché qual è il problema su cui vorrei focalizzare stasera, il pane e l'olio? Che questi problemi c'erano presenti anche al tempo di San Paolo, c'erano gli schiavi, le prostitute, no? Come si risolve dal punto di vista cristiano
il problema della schiavitù. Il cristianesimo non risolve il problema della schiavitù, ma offre una chiave di aggancio che è formidabile, la lettera a Filemone, che ha 15-16 versetti, dove che succede? Succede che Onesimo era un ricco proprietario terriero. Filemone, che era stato fatto cristiano da Paolo, Filemone era uno schiavo, che era diventato cristiano grazie a Paolo. Filemone scappa perché la schiavitù. E va da Paolo. C'è scritto, eh? E non invento niente. Paolo dice a Filemone, ma c'è due figli. A chi? Perché sei scemo? Dice, no, e scrive una lettera a Onesimo, il bigliettino di Filemone. Filemone, ma che sei scemo? E ritorno, e sappiamo. E Paolo dice, guarda Onesimo, ti rimando Filemone, molto più che come uno schiavo, un figlio per me e un fratello per te. Se in qualche cosa ti è stato debitore, metti tutto sul mio conto, per non dire che anche tu mi sei debitore della tua fede, tanto quanto lo sono io del Signore. Accettalo, non come fosse uno schiavo, ma come un fratello. Noi non sappiamo se Filemone ci è andato. Sicuramente sappiamo che Onesimo, la fede di Paolo, Paolo era un Paolo carista, mi sembra, ancora la doveva maturare, no? Perché all'interno sfogliava, era un pugno così, eh? Non è che andavano tanto lisci al tempo. Non risolvono, però danno una prospettiva nuova alla schiavitù. Tu sei cristiano, perfetto, continua a fare lo schiavo. Ma io ti tratto bene perché sei mio fratello. Basta, fine della storia. Disattivano il procedimento di scasso. La cosa risolve. Perché dico questo? Perché queste cose ci stavano lo stesso al tempo loro, no? Non c'era col tablet, ma c'erano lo stesso.